Eluderò qualcuno perché, anzi, il nostro segretario nazionale, perché non faccio sintesi, non è questo il luogo per fare sintesi, questo è il luogo per ascoltare, per discutere, per fare proposte. L'Assemblea nazionale che ho voluto, posto, che abbiamo organizzato in vista dell'Assemblea federale del 22 di settembre, le assemblee nazionali servono per ascoltare i militanti, gli amministratori, più di così. Così è meglio? Allora, dicevo, le assemblee nazionali come questa e quelle che sono venute prima, l'ultima sarà lunedì 16, quella del Veneto, servono per preparare l'Assemblea federale del 22 di settembre a Venezia. Che cos'è l'Assemblea federale? È il luogo in cui si discute delle idee, dei progetti, di come aggiornare rispetto a 10 anni fa, l'ultima Assemblea federale, ma anche a 5, ma anche all'anno scorso, le iniziative che la Lega deve prendere, le battaglie che la Lega deve fare. 10 anni fa era un altro mondo, ma anche rispetto solo a 12-15 mesi fa, noi ci trovavamo in una situazione molto diversa rispetto a quella in cui siamo adesso. Una situazione per certi versi peggiore, tutti i casini, vi ricordate, che erano successi con l'intervento della magistratura, che hanno portato al Congresso federale, ma anche quel Congresso federale che mi ha eletto segretario, è stato svolto in un momento in cui c'erano delle condizioni che adesso sono parzialmente cambiate. Io penso questo, che noi abbiamo, la Lega ha una enorme potenzialità di aumentare il proprio consenso. Matteo Salvini diceva all'inizio non più 0, ma il doppio o il triplo. C'è questa potenzialità, c'è questa possibilità, sì, dobbiamo saperla cogliere. E dobbiamo saperla cogliere aggiornando le nostre proposte, le nostre battaglie, facendo le battaglie, ne ho sentite tante, anche molto decise, la protesta fiscale, non rispettare più le leggi, non pagare, benissimo. Io come governatore voglio dire ai sindaci, agli amministratori che qui hanno detto cose importanti, che io non solo sono al loro fianco, ma io starò davanti ai nostri sindaci. Se decideremo, come io mi auguro che si decida, di fare davvero, davvero, non un gesto simbolico sul patto di stabilità, ma una battaglia vera per cancellare il patto di stupidità. Non basta, ma non voglio. Non voglio cose simboliche, a Roma se ne fregano delle cose simboliche, a Roma gli interessa la sostanza e noi dobbiamo fare battaglie di sostanza. Siamo pronti? Sono pronti i nostri amministratori a fare una battaglia che espone in primo luogo loro alla reazione di Roma, e Roma ha mille modi per colpire duro. Io vi dico che ho voluto fare il governatore anche prima di tutto per questo, per essere io, ex ministro dell'interno, davanti ai nostri amministratori in questa battaglia. E qui ci si gioca non tutto, ma molto. Pensate, se questa grande battaglia di civiltà, prima che di convenienza per il Nord sul patto di stabilità, che dobbiamo lanciare, pensate se riusciremo a vincerla, vuol dire fare la rivoluzione, vuol dire che finalmente cominciamo davvero ad attuare
quel progetto su cui ci siamo molto spesi, io mi sono molto speso e sul quale ho vinto le elezioni in Lombardia, che è quello di tenere qui i nostri soldi, a cominciare almeno dal 75%. Quando leggo i giornali a tarda sera, non li leggo mai al mattino, se no mi girano subito le palle, ma quando a sera leggo la rassegna stampa e leggo certi giornali, in particolare uno di Milano, che non è molto amico nostro, che ci critica dicendo: ah, non è ancora rimasto qui il 75% delle tasse dopo 5 mesi, fossi riuscito a farlo sarei altro che Mandrake Superman. Ma il problema, amici, è una cosa logica, è giusto, sì, in Sicilia lo statuto dice che lì rimane il 100% delle tasse, è giusto, è logico, sì, ma qualcuno qui si illude che basta chiedere questa cosa al governo a Roma e Roma dicono: ah sì, hai ragione, è giusto, quindi ecco qua 7, 8, 10 miliardi di euro all'anno in più per la Lombardia. Funziona così? Non funziona così. Bisogna fare una battaglia, è una battaglia vera, non è una battaglia finta. Queste battaglie non si vincono andando a Palazzo Chigi nell'incontro tra regioni e governo e si tratta. Queste battaglie si vincono facendo le battaglie. Io ne sono consapevole, lo sapevo quando ho detto queste cose, che non sarebbe stato facile. Lo sapevo, ne sono convinto, ma dico che io sono pronto a farlo. E mi auguro che tutti quelli che sono saliti qui dicendo cose molto forti siano pronti a farlo, sapendo quali sono le conseguenze. Questa è la battaglia finale per noi. Le abbiamo provate tutte. Abbiamo provato l'autodeterminazione, l'indipendenza, la secessione. Nel 96, 97, 98, chi c'era si ricorda bene quello che è successo. Poi, visto che non ha funzionato, abbiamo deciso, la Lega ha deciso di seguire un'altra strada, quella di andare a Roma, al governo, cercando di cambiare da lì le istituzioni, da dentro le istituzioni. Il governo dal 2001 al 2011, per 10 anni. E salvo quella esperienza molto positiva fatta da quel ministro, come si chiamava, quel ministro dell'interno nella lotta alla mafia, diciamo che i risultati che abbiamo ottenuto non ci hanno pienamente soddisfatto, ma perché quando sei al governo con qualcun altro e devi fare un'azione di governo che necessariamente è di compromesso, devi scendere a compromessi. Purtroppo, io dico, ma questa è la strada. L'anno scorso abbiamo deciso al congresso di seguire una nuova strada, che è quella di diventare noi i responsabili, guidare noi le istituzioni del nord, a partire dalle regioni, dai comuni, dalle province, per unire le forze, creare quella che non io ma Gianfranco Miglio aveva chiamato la macro regione, per avere una forza dal Piemonte al Veneto così forte, così decisiva da poter davvero fare la battaglia finale contro Roma. Questo è il motivo per cui io mi sono candidato a fare governatore della regione Lombardia, non ci sono altri motivi. Io voglio governare bene, voglio cambiare molte regole, le ho sentite anche qua, quella sui fondi per il sociale, perfettamente ragione. Dobbiamo modificare, le modificherò queste regole, perché non esiste al mondo che diamo i soldi prima a chi viene da chissà dove e dopo ai nostri cittadini. È esattamente il contrario. E quando poi sapete, è facile ricevere l'applauso su queste cose, però quando poi io domani mattina vado in regione Lombardia devo attuare quello che ho detto, non è che la posso dire una cosa diversa,
E quando i miei funzionari mi dicono non si può perché c'è la legge che... E io non posso dire, ah vabbè, allora cambio idea. Devo dire, c'è una legge che me lo impedisce. Bene, io faccio un gesto di violazione di questa norma di legge perché voglio cambiarla. Una legge ingiusta bisogna avere e fare atti di coraggio. Abbiamo avuto tanti nella Lega che hanno fatto questi atti di coraggio, amministratori, sindaci guerrieri, e uno di questi ha fatto proprio una battaglia su questo fronte, Cesarino Monti, ve lo ricordate? Così dobbiamo fare, come ha fatto lui tanti tanti anni fa, il coraggio di lanciare un sasso. Ebbene, io dico ai nostri sindaci, ma non solo quelli della Lega, questa è una battaglia di civiltà, come ho detto prima, che di interesse. E mi piacerebbe che anche i sindaci delle liste civiche o di altri partiti sul patto di stabilità si unissero a noi. Io dico ai sindaci, Matteo lo sa, che noi siamo pronti per lanciare questa sfida, che è la sfida di tutte le sfide, perché riguarda la sostanza, le risorse, le tasse, ma è anche il rapporto di sudditanza che il Nord ha avuto nei confronti di Roma, anzi il rapporto quasi coloniale, neocoloniale di Roma nei confronti del Nord, che questo governo, il governo Letta, sta ritirando fuori. È peggio del governo Monti questo governo nei confronti del Nord. Allora ho voluto l'Assemblea federale per aggiornare le nostre proposte. Sarà organizzata in due giornate, la prima il sabato pomeriggio, si riuniranno 7 tavoli su altrettanti temi per definire, concordare, approvare delle mozioni che saranno gli impegni concreti su cui ogni militante, ogni sindaco, ogni amministratore della Lega dovrà firmare e giurare, se no può andarsene da un'altra parte, non mi interessano. E saranno cose forti. E poi la domenica, il 22, ci sarà l'illustrazione delle mozioni e il dibattito. Chiunque potrà intervenire. Io voglio un'assemblea non solo per delegati, voglio un'assemblea dei militanti, voglio un'assemblea, voglio sentire chi vive la Lega tutti i giorni. Ho girato tutte le assemblee fatte finora, ho sentito ritornare l'entusiasmo per la Lega, anche molte critiche, per l'amor di Dio, molte critiche rivolte anche a me, come è giusto che sia. Io sono il segretario, sono il responsabile. Da questo dibattito, da questa discussione, da queste discussioni dobbiamo far uscire la forza che la Lega ha sempre avuto su battaglie concrete, quella dell'immigrazione in primo luogo, senza farsi intimorire dalle minacce che vengono da Roma, facendola in modo intelligente, in modo furbo, perché altrimenti si fa solo il vantaggio del nostro avversario. E a Roma sono bravissimi, vi assicuro, sono bravissimi. Noi dobbiamo fare le battaglie che sono le battaglie popolari del popolo, ma senza correre il rischio di essere staccati dal consenso del popolo. Questo Roma è bravissima, dobbiamo stare attenti, ma nella sostanza le battaglie sono giuste. Su questo tema, quello della lotta, della sicurezza, della lotta all'immigrazione clandestina, abbiamo già organizzato una manifestazione che faremo a Torino il 12 ottobre. Una grande manifestazione come quelle che sa fare la Lega. Voglio decine e decine di migliaia di militanti, di persone in piazza, 12 ottobre, segnatevelo. Prima però, il 22 settembre, l'Assemblea federale. Alla fine deve essere un dibattito aperto, libero, non voglio condizionamenti, non voglio dare indirizzi, voglio sentire davvero
la Lega, e per me la Lega sono i militanti, con tutto il rispetto per i parlamentari, per i dirigenti, per chi prende uno stipendio, ma sono i militanti, quelli che non prendono nessun, non hanno nessun vantaggio dall'essere qui stasera, dal partecipare al dibattito, se non perché ci credono, che ci credono e per la passione che hanno. Da loro voglio sentire il 22 quali sono le loro opinioni, le loro idee, i loro commenti, le proteste e le proposte. E io penso che alla fine di quella giornata avremo arricchito il nostro bagaglio di proposte e di idee che poi dovranno essere attuate. Questa è la seconda fase. E attuare queste proposte bisogna anche qui farlo in modo intelligente, sapendo che non possiamo contare sui nostri alleati, parlo degli alleati che momentaneamente abbiamo in Regione Lombardia, Piemonte e Veneto. Noi siamo alleati qui, ma a Roma loro sono alleati col PD e noi siamo l'opposizione. È una situazione anomala, da cui però dobbiamo cogliere tutti gli elementi di vantaggio. Noi possiamo attaccare il governo Letta, noi possiamo dire le cose che diciamo, noi possiamo lanciare le nostre battaglie senza condizionamenti. E per farlo dobbiamo avere l'intelligenza politica e tattica di unire le due forze, di chi governa, la Lega che governa, le regioni, i comuni, le province. Abbiamo delle leve in mano, sì. Possiamo sfruttarle? Sì. Io per esempio voglio entro fine anno cacciare dalla Lombardia Equitalia, via, se ne deve andare. Lo posso fare? Sì, lo farò, certo. Voglio riscuotere io i tributi, anche quelli di competenza del governo, perché intanto me li prendo io e poi vediamo, Giancarlo, e lì ci devi aiutare su questo. I poteri e le leve che ha la Lega che sta al governo, pur con gli alleati, con il potere straordinario che ha e che abbiamo e che hanno i militanti, le sezioni, che ha il corpo della Lega non impegnato nelle amministrazioni. Dobbiamo riempire le piazze, dobbiamo ritornare a far suonare i tamburi senza timore di scomuniche, senza paura, sapendo che più la situazione economica diventa complicata e difficile, più Roma cercherà di spremerci. E non abbiamo alleati a Roma, dobbiamo farcela da soli con le nostre forze. Siamo in grado di farlo? Io dico di sì, sono ottimista. E anche per questo, perché l'impegno da subito, ma soprattutto l'anno prossimo, con le elezioni amministrative generali, in Lombardia sono più di 1000 i comuni su 1500, con le elezioni europee, con, io mi auguro, anche le elezioni politiche anticipate, non vedo l'ora che questo governo se ne vada a casa finalmente, l'impegno sarà così forte che è utile, l'impegno sarà così forte che è utile suddividere i compiti. È per questo che io ho deciso, dopo l'Assemblea federale, di organizzare e di fare anche il Congresso federale straordinario. Lo faremo prima di Natale. Vi posso già annunciare ufficiosamente la data che proporrò a dicembre, probabilmente il 15 dicembre, sperando che Natale porti bene, perché voglio che la Lega abbia un segretario federale giovane, dinamico, con forza. Io devo fare un'altra cosa, io devo fare, voglio fare a tempo pieno il governatore, non per governare, ma per fare, come dicevo, le battaglie della Lega usando le leve che il governo della regione mi dà. Non sono lì per continuare le politiche di Formigoni o degli altri, non mi interessa niente. Sono lì per far vincere il progetto della Lega.
Non posso dirvi, non voglio dirvi chi sarà il nuovo segretario federale, è una decisione che ho preso, che ho maturato ed è la decisione giusta. Molti mi hanno chiesto di continuare fino alla scadenza naturale 2015, ma credo che non sia giusto e soprattutto credo che non sia utile. Come governatore io devo fare, posso fare alcune cose che però come segretario non posso fare e viceversa. È meglio avere due giocatori che giocano in campo piuttosto che uno solo. E questa decisione che ho preso liberamente, senza alcun condizionamento, senza alcuna pressione, tutte le cose lette in questi mesi, maroniani, bosciani, tutte cazzate per quanto mi riguarda. Per me esistono i leghisti, punto. E questo spero serva a convincere anche chi dentro la Lega ha strane idee, che io non me ne frega niente proprio della poltrona, di segretario. Io l'ho sempre detto e mi sono testimoni tanti che nella Lega hanno iniziato con me più di 20 anni fa. Io l'ho sempre detto che per me l'ultima delle cose che volevo fare era fare il segretario federale della Lega. È successo quello che è successo l'anno scorso, lo sappiamo, le cose sono andate così, ci sono delle accelerazioni ogni tanto nella storia. Io penso che non io, non i vertici, ma la base, il movimento, i militanti hanno salvato la Lega l'anno scorso. Siamo riusciti a salvarla per la reazione che voi avete avuto. Io ne sono assolutamente consapevole e questa consapevolezza mi porta a ritenere che la Lega avrà un grande futuro, dico sempre la Lega immortale, e deve avere la capacità, e noi ce l'abbiamo, altri partiti no, di trovare, di mandare avanti qualcuno, un giovane, dinamico, forte, deciso, che possa dare le indicazioni e fare assieme a me e assieme agli altri governatori le battaglie di cui si è parlato anche questa sera. Non voglio dirvi, non posso dirvi, non so dirvi chi sarà, ho fatto qualche nome così, alcuni dei nomi che ho fatto sono qui presenti in sala, vediamo, ah sì, da questa parte, però deciderà il congresso. Chiunque sia, penso che sarà una buona scelta. Tutti noi saremo al tuo fianco, io per primo come governatore, io per primo metto a disposizione la mia esperienza, le mie scarse capacità, le leve che ho come governatore, lo ripeto ancora una volta, sono a disposizione della Lega per vincere la battaglia finale che la Lega ha lanciato contro Roma ladrona e contro questa Europa che tutto fa tranne che aiutare il nord, le imprese, i cittadini, i lavoratori del nord. Io vi ringrazio davvero, ho preso nota di tutte le cose dette, ne faremo tesoro, vi do appuntamento al 22 di settembre all'Assemblea federale. La Lombardia, grazie soprattutto all'impegno del segretario nazionale, ma non solo, ha fatto quest'estate cose straordinarie, si è distinta come la regione, la nazione, pardon, che ha dato di più, che si è impegnata di più, tantissime feste, tantissime manifestazioni. Ancora una volta la Lombardia è il traino, ancora una volta la Lombardia indica qual è la strada dentro la Lega. Con questo non voglio dire quindi il prossimo segretario federale, puntini puntini, però insomma qualche idea ce l'ho. Grazie a tutti e viva la Lega!